Allora, qui siamo nello spazio del vecchio stabilimento di Rubettino, dove hanno allestito questa mostra, fatto benissimo, poco opere, ma ci sono tre filmate che raccontano il Musaba, il Parco Museo e Laboratorio di Nick Spatari a Mammola. E quindi, come ho detto prima, sono veramente contenta che hanno fatto questa operazione, che è stata fatta con criteri perfetti. E quindi anche perché qui siamo stati tanti anni fa per realizzare delle pubblicazioni, dei poster, facevamo molto con Rubettino, il padre, e quindi mi ricordo perfettamente questo luogo. Allora, noi abbiamo voluto realizzare il Musaba iniziando nel 69, perché Nick ha voluto fare qualcosa in Calabria per la Calabria, perché Nick è profondamente attaccato alla Calabria, lui ha girato il mondo prima, eccetera, poi ha detto no, voglio tornare qua. Io ero con lui, ero d'accordo, perché a me affascinava questo paesaggio strepitoso della Calabria, questi colori, insomma. E Nick diceva sempre: i colori mi mancano in giro per il mondo, i colori della Calabria trovi solo qua. E quindi lui ha realizzato questo parco museo, ma soprattutto il laboratorio con i giovani che hanno lavorato insieme a noi, prima i locali, poi i ragazzi di tutto il mondo, gli universitari che vengono a fare gli stage, insomma così. E quindi si realizza un'opera diversa, no? Tutto disegnato da Spatari secondo il paesaggio intorno, perché c'è un paesaggio che si vede a 360 gradi. E lui punta sul colore, da noi c'è tutto il colore, moltissimo mosaico, tetti colorati, opere d'arte monumentale realizzate da artisti di tutto il mondo, insomma è un luogo vivo, non è statico. E quindi credo che lui sia riuscito in 50 anni di lavoro.